Mi ha distrutto il computer! Ho scaricato un gioco che apparentemente mi dovrebbe creare il computer! Perciò ragazzi lasciate un like ora se non volete che il vostro dispositivo, telefono, computer venga creato! E proviamo insieme questo gioco! A mio pericolo, non è il vostro! Se guardate il video niente fa, quindi guardatelo fino alla fine per scoprire cosa succederà! Iniziamo! Oh, io ho cliccato, non è iniziato. Vabbè, nel frattempo, ragazzi, è uscito il mio nuovo libro, Mondo Strano. Lo potete già trovare su Amazon e se lo preordinate entro il 4 di luglio riceverete gli sticker speciali inediti. Mi raccomando, taggatemi con le vostre foto su Instagram. Mi chiamo Lorenzist 98XX, la mia ex. Benvenuto. Ah, posso fare login. Mi loggo, il mio nome è... No, aspetta, scusate, non sono poco. Buongiorno! Questo è Windows Esperienza, ovvero Windows XP. Allora, dobbiamo stare molto attenti perché non è un gioco normale. È una cosa brutta. Allora, la prima cosa che faccio è jumpingjulian.exe. Oh no, .exe! Con questi suoni. Vuoi iniziare a giocare a Jumping Julian? Certo, con quella faccia che ti ritrovi. Ciao, il mio nome è Julian. Io sono molto felice di giocare con te. Io amo che le persone giochino con me. Usa, ok, sì, ok. Va bene Julian. Zitto. Vai Julian. Fatti vedere, tu sei un re, tu sei il re Julian. Tra l'altro io sto giocando alle 5 del mattino, qua spunta. Ma qual è lo... Ah, devo raggiungere la banderina. 4, sì! 5 e 6. Allora, per ora è tutto tranquillo. Non ti preoccupare Julian, io ce la faccio. Vai così. Ragazzi, ho paura. Ma se io chiudessi tipo l'applicazione? Ok. È stato molto divertente giocare a questo gioco, però mi sa che quel Julian non ce la racconta giusta. Qua la situazione si fa fitta, si fa interessante. Premiamo start. Queste sono le applicazioni che ho. C'ho il video player, il Surfur. Che cos'è il Surfur? Ah, ma questa è una pagina web. Cerchiamo Lorenz. Vai. Errore. Mirez.com. Questo è il nuovo computer Mirez.com. Quindi questo computer è della Mirez.com. D'accordo. Qualcosa mi sta dicendo che sta iniziando ad essere un po'... Ragazzi, qua ci sono dei numeri. Ah, vabbè, posso cliccarli. Allora, 1, 2. Il 3, 3. Poi 4, 5, 6. Ultimo. Dai che ce la faccio, gli ultimi 3. 7, 8 e 9. Dov'è? Qua. Ok. Che ha bussato? Aiuto! Non so, mi manca, mi vuole... La misteriosa scomparsa di Jason Storm from Razzi. Ah, il creatore di Julian. Nel 1998 Jason Storm è scomparso in misteriose circostanze, promettendo... Oh, oh cavolo, quindi insomma è scomparso, ma devo capire perché. Leggo l'articolo. Qua ci sono altri numeri. 1, failed. 2, accident. Ho bisogno del 3. Ok, altro. La nascita e la caduta di Jumping Julian. Attenzione, forse ecco gli articoli che sono stati scoperti. Ragazzi, questo Jumping Julian mi sa che non è buono. Comunque, che cavolo numeri? Qua c'è 1, qua c'è 2. Da qualche parte c'è 3, ecco 3. Vediamo, prossimo articolo. No, vabbè. Non ci voglio credere. Quindi insomma, il 10 novembre il creatore della Razzi Inc. No, ma tu sei pazzo. Ok, ho capito, non voglio più leggere. 1, 2,
Sto scoprendo troppe cose, per questo non vogliono farmi leggere. La razza è shut down, quindi non esiste più. Cavolo, è una storia ma non posso leggerla tutta. Attenzione, sta scaricando un video. Ho paura di quello che potrebbe succedere. Successo. Perché? Ho scaricato un video. Andiamolo a vedere, video player. L'avevo visto prima. Oh, oh, oh. Quarkode. Dov'è il telefono? Dov'è il telefono? Mi ha dato un file da scaricare. Scarica. Oh no. Numeri, numeri a caso. Come vedete sono tutti numeri. Cosa ci devo fare con questi numeri? Rieccoci qua, devo fare questa challenge. Sembra veramente pericolosa, ma io ce la posso fare. Vero Giulia, dai che ce la possiamo fare. Bravo così. Allora, seccato qua. Io sono spacciato. Vai, vai. Sei. Oh, errore di sistema. Premi qualunque. No ragazzi, è tutto blu, io pure sono blu. Ok, ragazzi, mi si sta riavviando il computer. Ah, vabbè, che bello. Questo catorcio proprio. Ah, mio, benvenuto, login. Oh, meno male. Dai, mirez.inc. Oh, Julian è normale, era già così. Era già così. Riproviamo. Non me lo fa cliccare. Ragazzi, non parte. It seems that a problem has occurred. Sembra che ci sia un problema, ma non preoccuparti, io risolverò il problema al gioco. Ragazzi, Julian si è possessato del computer. I do have something to ask. Io ti devo chiedere una cosa. If there's an afterlife? Ti sei mai preoccupato se ci fosse una vita dopo? Let's play the game. Va bene, in qualunque caso giochiamo al gioco. Ma che domanda è? Ma che ne so io? No ragazzi, questa roba è preoccupante. Mi ha chiesto se c'è vita dopo la muerte. Tu che cosa vuoi, testarlo? Una nuova challenge. Dovrebbe essere divertente. Aiuto! Aiuto, ci sono delle palle chiodate qua. Aiuto, ci sono delle palle chiodate che mi cadono in testa. Ok, dobbiamo completare il gioco senza morire. Aia! Julian, tu respawni, io no. Vai così. Ok, prima challenge completata. Oh. Quindi ogni volta che gioca al gioco dovrebbe capitare qualcosa di brutto? Ti prego, dimmi di no. Oh. Come faccio? Ce la posso fare. Metto il turbo. Muoio. No, ok, non sono morto. Ok, dovrebbe essere più semplice qua sopra. Basta farlo una alla volta. Ok, così. Così. E ho vinto. Di nuovo. Premiamo. Riavviamo di nuovo il computer. Ma a me mi pulisco gli occhiali, guarda. Come benvenuto Draco? Ma mica Draco Malfoy. No, Draco è il nome del mio computer. Sta roba non è normale. Julian, ti prego, non mi riapparire. Errore. Oh no, è mo la fine. Ok, va bene, il gioco non funziona più. Errore. Un'altra volta. Aiuto! C'ho un hackeraggio in corso. Oh. Ehi! Che sono ste robe? Ehi, ma è Giovanni. Non lo so ragazzi. Sono le 5:13. No, Julian. Scusami, non ti arrabbiare. Allora, questo gioco. Julian! No, 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 ma che? Io non preparo le torte. Ah! Mi ha distrutto il computer! La fecina felice, come fecina felice?
Faccina più che felice. Qualcosa mi dice che non va bene. Ragazzi, direi che il video di oggi lo posso anche concludere qua. È stato strano. Vi voglio un sacco bene. Lasciate un sacco di pollice in su. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo nel prossimo video.